certa europea è uno stato di salute cagionevole, direi, con però buone possibilità di guarigione. Forse un po' all'ultima, quella che io chiamo l'ultima chiamata, però c'è ancora una possibilità per l'industria europea di trovare una propria identità, un proprio modello nuovo modello di business sostanzialmente, dato dalla grande ricchezza di idee e di creatività che viene dalla forte tradizione accademica che è radicata in Europa, che produce quindi un potenziale di grandi brevetti. Naturalmente deve trovare un coordinamento, deve riunirsi sotto un'ottima iniziativa europea che ci dà l'IMI, la Innovative Medicine Initiative, un'importante azione pubblico-privato dell'Europa, e quindi con una serie di interventi ad hoc può ritrovare la buona salute. Il rapporto rischio-beneficio di un farmaco non è più un dato sufficiente, perché sta cambiando il tipo di farmaci che viene proposto e che sono disponibili come nuove opzioni terapeutiche. E questi farmaci non sono più sviluppati secondo un modello di tipo blockbuster, in cui il farmaco dovrebbe essere più o meno lo stesso per tutta la popolazione. E, essendo per una popolazione molto ristretta, è fondamentale, oltre al beneficio-rischio, indicare quella che si chiama effectiveness, cioè il beneficio efficace, il beneficio comparativo rispetto ad altre opzioni terapeutiche. Questo è fondamentale perché i livelli di sostenibilità economica ormai impongono di fare delle scelte nelle opzioni terapeutiche ed essere molto precisi nell'assegnare una terapia al paziente giusto, la terapia giusta al paziente giusto. Ma i farmaci su internet non vedo un'opportunità. Il farmaco è una delle poche cose, diciamo, che è ancora antica. Su internet effettivamente il farmaco è una cosa territoriale, è un presidio che va usato sotto stretto controllo medico. Onestamente è l'unica cosa che secondo me non si avvantaggia da internet. Più ci si allontana da una stretta sorveglianza, più ci si allontana da una catena distributiva tipo quella italiana, che risulta essere ancora una delle migliori al mondo, e la capillarità delle farmacie, più si aumentano i rischi senza oggettivi migliori benefici. Diverso è la possibilità di ordinare un farmaco prescritto dal medico attraverso internet in alcune zone di difficile accessibilità territoriale, ma sono casi assolutamente limitati e si può ovviare anche con altri metodi di delivery. Sinceramente non riesco a vedere un'opportunità su internet riguardo all'uso dei farmaci. Il titolo quinto della Costituzione, io non sono un costituzionalista, non so bene quali possano essere i benefici o i problemi. Riguardo alla sanità, io vedo un grosso problema di disomogeneità di accesso al farmaco, quindi alcune posizioni, alcune prerogative che hanno le regioni nella gestione della sanità hanno di fatto creato delle iniquità sociali che sicuramente nessuno di noi auspica o può tollerare o favorire. In questo senso vedo una necessità di rivedere il titolo quinto e il ruolo delle regioni rispetto all'erogazione della salute. L'omeopatia è una delle parti della medicina alternativa. L'omeopatia di per sé non ha grossi problemi di tossicità. Sull'efficacia io incoraggerei tutti i medici che praticano l'omeopatia e prescrivono l'omeopatia ad essere un po' più rigorosi nell'accertare i benefici effettivamente ottenuti anche rispetto alle opzioni terapeutiche, soprattutto per patologie gravi, dove negare l'opzione tradizionale può diventare poi un problema serio per la salute. Il resto della medicina alternativa invece sarei molto molto più stretto.
teniamo conto che oggi un farmaco ci mette quasi 10 anni ad arrivare in commercio e non siamo ancora contenti delle performance in termini di sicurezza, figuriamoci di quello che non viene controllato e viene prescritto dall'amica, dalla vicina, dalla occasionale cliente del parrucchiere che ti ha detto che il suo vicino è stato molto meglio con un rimedio poco certificato. Quindi ecco, tra omeopatia e alternativa c'è già una differenza, e comunque su una abbiamo un problema anche di sicurezza, e sull'omeopatia l'efficacia deve essere attentamente considerata prima di prescriverla. La ricerca farmaceutica in Italia è coraggiosa, poca e un po' scoordinata.